Radio Flumeri. Informazione, cultura, spettacolo. Buonasera. Parto io con un commento generale. Beh, non possiamo che essere contenti di questa prestazione. Io sono molto contento per i ragazzi, perché soffrivano, stanno soffrendo un momento che non è passato completamente, anche se questa vittoria sicuramente ci riporta un po' di sorriso, e un po' di serenità, un po' di allegria, e ci siamo tolti questo incubo dalla spalle di non riuscire mai a vincere. È 2 mesi che non vinciamo in casa, più di 2 mesi forse che non vinciamo in casa. Ecco, quindi insomma, voi capite che c'era una bella cappa di tensione sul gruppo, e il gruppo poteva reagire in maniera diversa, poteva sfaldarsi, poteva reagire con degli individualismi perché tutti vogliono fare qualcosa per sistemare la situazione difficile, e invece ha reagito nel modo giusto, cioè giocando insieme. E abbiamo messo 5 uomini in doppia cifra, abbiamo avuto un contributo da tutti, siamo stati compatti in difesa, abbiamo veramente aumentato l'intensità rispetto alle ultime gare, e devo dire che è stato bravissimo Azel con quella striscia da 3 punti nell'ultimo quarto a riaprire fra virgolette un pochino la partita, però è stato bravo lui. Noi abbiamo fatto veramente un bel lavoro. Secondo me il dato più importante stasera è questo saldo positivo fra palle recuperate e palle perse, cosa che se guardiamo le medie della nostra stagione avevamo 7 recuperi e 14-15 perse fino adesso. Stasera siamo andati 14 recuperi, 11 perse, e questo è il segnale che mi piace sottolineare di questa gara. I recuperi perse e recuperate, cioè il saldo perso e recuperate, e il fatto che abbiamo messo 5 giocatori in doppia cifra a referto. Dobbiamo sicuramente migliorare i tiri liberi, perché stasera abbiamo tirato con cattive percentuali che purtroppo sono un po' nel nostro DNA. L'abbiamo visto l'altro giorno in allenamento, siamo stati qua mezz'ora per finire i tiri liberi. Dobbiamo mettere degli obiettivi e cercare di migliorare, perché tirare col 65% può rischiare di compromettere una partita che invece era molto buona, tirando, non dico con delle percentuali incredibili, ma un normale 78-80% si respira molto di più. Comunque bene, è solo l'inizio, l'ho detto subito ai ragazzi di non pensare che la cosa sia cambiata, perché le cose che non funzionano per un anno non cambiano in 3 giorni. Bisogna continuare a lavorare, è solo un'indicazione forte su qual è la strada da percorrere da qui alle prossime 6 gare, per le prossime 6 gare. 54 punti fino al 30, come sapevo un attimino, ho trapura di vincere e mollato un po', però noi beccavamo quasi 85 di media, e quindi insomma fino al terzo quarto perfetta anche in difesa, la chiave forse è stata... Sì, abbiamo fatto un bel lavoro, aggressivi, abbiamo fatto tanti recuperi che ci hanno aperto anche la possibilità di correre contropiede 4-5 volte, che abbiamo fatto anche dei giochi abbastanza spettacolari, per cui questo ha coinvolto il pubblico, che per noi è molto importante avere, sentire il calore vicino in questo momento. È chiaro che quando una squadra continua a perdere non è che può pensare di avere intorno l'entusiasmo ce lo dobbiamo guadagnare con le prestazioni, e con queste giocate qua sicuramente abbiamo le qualità, abbiamo i giocatori per queste cose, abbiamo, però bisogna farle poi. A parte il Cavaliere Cortese, non si sono neanche allenati stamattina, erano tutti e due, avevamo 3 giocatori in dubbio, Cortese, Severini che è rimasto a casa del tutto, Cortese, Cavaliero e Lechtaler, che ha preso una bruttissima botta ieri, poi Lech è riuscito a giocare un pochino e invece i due erano proprio febbricitanti, però al di là di questo è stata anche una scelta contemporanea al discorso che erano degli stracci perché hanno vomitato tutta la notte con la febbre, è stata anche una scelta perché la squadra andava, abbiamo deciso di partire con Sundiata su Ray perché avevamo bisogno di un difensore molto aggressivo sul loro miglior attaccante, considerato che il loro 3 non è un giocatore che poteva tanto andare in post basso e non avremmo pagato tanto, abbiamo scelto di rischiare di partire con 3 piccoli, cioè con Adrian, Sundiata e Marquis, perché ce lo consentiva il loro starting five. Ecco, in un'altra situazione probabilmente dove c'è un 3 che va a spalle a canestro e ci attacca, questa roba qui non possiamo più ripeterla, però dobbiamo adeguarci
alle situazioni di partita in partita e usare le caratteristiche dei nostri migliori dei nostri giocatori per sfruttarli al meglio. Curaccio, la squadra oltre che dal suo arrivo a tutti i lunghi, c'è un giocatore che avevamo giocato così. Sì, sì, Marchis si è preso carico di questo ruolo di tirare un po' le fila, ecco, sul campo di questa squadra, ha la personalità per farlo, ha le capacità tecniche per farlo, stasera è stata una partita di grande intelligenza, di grande altruismo, qualche volta ha anche rinunciato a un paio di tiri aperti che magari si poteva prendere, che magari in futuro si prenderà, però questo è proprio stato un segnale forte per tutti, che è venuto qui a dare una mano, a coinvolgere tutti, e tutti si sono fatti ritrascinare a questa idea, e mi è piaciuto molto questo. Coach, partendo dal presupposto che la sua impronta già si è vista soprattutto durante le rotazioni, certo era impossibile immaginare una rivoluzione nel giro di 2 giorni di allenamento, però dopo questa vittoria resta il punto interrogativo: questa squadra è la squadra che abbiamo visto stasera di bei cigni oppure è la squadra di brutte anatroppoli? Chi lo sa, i cigni però sono stati una sera sola o altre 4-5 volte quest'anno, quindi hanno dato più segnali da brutti anatroccoli. Adesso vediamo, abbiamo 6 partite per capirlo. Rivoluzioni qua, non sono venuto qua per fare rivoluzioni, sono venuto qui per dargli una mano a questo gruppo di ragazzi a cercare di rendere nel miglior modo possibile, esprimere tutto il talento che hanno. Ecco, poi se questo farà cambiare faccia alla squadra, io sono il primo a essere felice. Coach, al di là di Marques Green, comunque 25 assist ben distribuiti, è una questione tecnica oppure una questione mentale di aprirsi verso... Sicuramente è una questione mentale di essere tutti coinvolti e di darsi una mano, che è la cosa che gli avevamo chiesto, di giocare insieme, di passarsi la palla e di trovare piacere nel giocare insieme. E questo lo hanno dimostrato, ma io su questo non avevo tanti dubbi, perché conoscendo individualmente i giocatori, qua non c'è nessun giocatore egoista. Sono tutti giocatori a cui piace una pallacanestro di squadra, per cui lì ero convinto che ci saremmo arrivati. Il più era arrivarci come atteggiamento mentale in un momento di così tanta tensione. Ecco come si trova. Ma per adesso ho visto solo l'albergo, dio la verità. E spero, in questi 3 giorni sono stati full immersion, palazzetto, albergo e basta. Ecco, non c'era spazio per fare niente, anche perché ho voluto rivedere le loro partite di questo campionato, dovevo vedere quelle di Bologna, per cui o ero in campo o ero al computer. Adesso spero di avere più avanti magari un paio di giorni per fare qualche giro. Coach, resta comunque il dato di fatto importante che dalle tribune il commento più importante è stato fatto. Finalmente siamo riusciti a vedere un po' di basket quest'anno ed è stato significativo quell'abbraccio a fine gara, cosa che non vedevamo ormai da tempo in memore, anche il suo abbraccio alla curva. Se riesco a creare, se i ragazzi riescono a creare dell'entusiasmo, è la cosa più bella che ci sia. Ecco, qua si sente che l'entusiasmo è lì, è sotto la cenere, no? Però bisogna tirare via prima la cenere e farlo venire fuori. Non penso che una partita sola basti. Ecco, dovremo adesso confermare questo nuovo atteggiamento. Se saremo capaci di confermarlo anche nelle prossime 6 uscite, allora forse avremo cambiato il trend di questa stagione. Poi non so se la classifica, ma il trend è di sicuro. È percepibile questa cosa, che la squadra, che la gente è un po' in attesa delle prestazioni di questa squadra, perché è rimasta delusa tante volte. Io ai ragazzi l'ho detto: se volete dell'entusiasmo intorno a voi, ve lo dovete conquistare, non è che potete pensare che ve lo danno a gratis, anche perché qua la pallacanestro l'hanno vista da tanti anni, la conoscono, non potete scherzare con nessuno, insomma. Però poi è bello vedere che il pubblico ha riconosciuto, perché stasera abbiamo fatto anche delle belle giocate, onestamente, anche di atletismo, correre in campo aperto. L'azione più bella l'abbiamo sbagliata quando Andrea ha sbagliato con la schiacciata, che poi c'è stato il canestro a 3 punti in contropiede di Ray. Ecco, però quella era veramente bellissima. Ecco, abbiamo espresso tutto il nostro talento. Speriamo che con della leggerezza e della serenità questo si possa ripetere anche in futuro. Ok? Grazie, buona serata.